Quando la polizia gli chiederà perché lo avesse fatto, la sua risposta è stata: l'ho fatto perché volevo uccidere qualcuno, mi andava bene chiunque. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video True Crime. Prima di iniziare questo video volevo dirvi che le informazioni che ho preso le ho raccolte su internet. Questo è un fatto un pochino meno noto magari per quanto riguarda i casi di cronaca nera giapponesi in Occidente, però è un fatto che ha fatto molto discutere qui in Giappone e vorrei ringraziare anche Rome to Tokyo One Way che è forse una delle poche YouTuber che ha realizzato un video e quindi un grazie anche a Claudia. Ma adesso iniziamo con questo caso. La storia di cui andremo a parlare oggi, ancora una volta, ci porta in Giappone, nel novembre del 2005, nella città di Osaka, dove sono state assassinate due sorelle. Entrambe lavoravano nel campo della ristorazione, ma in due ristoranti diversi. Le due ragazze avevano dei turni che le concedevano di finire quasi alla medesima ora, tuttavia una delle due finiva solitamente prima, ma non di molto. Dal momento che una delle due sorelle finiva prima, quello che faceva era prendere la bicicletta e andare nel ristorante dove lavorava l'altra e aspettare quella mezz'oretta, 40 minuti che finisse di lavorare e poi così potevano tornare a casa insieme. Erano due sorelle veramente molto unite, inseparabili. La più grande aveva 27 anni e la più giovane 19. Lavoravano duramente anche per sostenere ed aiutare la propria famiglia e anche il fratello e sorella minore. Cosa è successo in quel novembre del 2005? Allora, entrambe sono rientrate a casa con le loro biciclette. Le hanno posteggiate nei pressi della loro dimora, ma quello che è successo è che una delle due ha finito per parcheggiare, diciamo, un filino prima e quindi si è avviata un po' prima dentro casa. Quindi ha parcheggiato la bicicletta e poi è andata a casa. Questa era la sorella maggiore, quella appunto di 27 anni, di nome Asuka Uehara, mentre la più piccola si chiamava Chihiro, come tra l'altro quella della città incantata. Asuka ha preso l'ascensore e quando si è ritrovata davanti alla porta di casa, proprio appena aveva aperto questa porta, è stata assalita da qualcuno alle spalle che con un pugnale l'ha colpita e poi l'ha spinta dentro l'appartamento. Dopodiché ha continuato a farle ulteriori lesioni sul viso e su tutto il corpo e l'ha anche violentata carnalmente. Nel mentre anche l'altra sorella aveva posteggiato la bicicletta e si stava avvicinando anche lei alla porta di casa. Quando apre la porta di casa, ha trovato all'interno appunto la sorella e questo aggressore che subito si è fiondato alla finestra e con un colpo di coltello l'ha colpita al petto e ha poi provveduto a violentare anche questa ragazza. Dopodiché lascia entrambe queste sue due vittime sul pavimento mentre sanguinavano e si stavano contorcendo dal dolore e poi si reca sul balcone dove, come se nulla fosse, si va a fumare una sigaretta. E tra l'altro sarà anche visto dai vicini di casa mentre appunto era sul balcone. Quando è rientrato appunto dalla veranda, vede le due ragazze che erano ancora vive, per quanto in fin di vita, appunto a terra, e per questo motivo prende nuovamente il coltello e le colpisce, nella speranza appunto di farle fuori. Prima di uscire dall'appartamento, rubererà anche da questa dimora 5.000 yen, una cosa come 30-40 euro, e poi quando uscirà cercherà anche di dare fuoco a questa casa, probabilmente nel tentativo di mascherare qualche prova, e quindi scappa via nella notte. Questo incendio tuttavia non ha preso dal momento che si è subito attivato l'allarme antincendio. Sono quindi sopraggiunti anche i pompieri che hanno trovato queste due ragazze ancora in vita. Sono state subito trasportate in ospedale, tuttavia all'arrivo purtroppo entrambe le ragazze hanno perso la vita. La polizia si era quindi ritrovata con questo caso assolutamente, ma non direi singolare, però comunque una serie di reati non da poco, perché ha tentato di appiccare un incendio, ha fatto furto, è entrato in una casa non di sua proprietà, ma ovviamente quello per cui sarà più ricercato e la polizia cercherà
appunto di ritrovare questo uomo, in particolare è per l'assassinio di queste due ragazze. La polizia riuscirà quindi ad arrestare un uomo di nome Yukio Yamaji, che a quel tempo aveva 23 anni. La domanda che penso che in molti di voi sarà sorta è: ma chi è questo Yukio Yamaji? Si trattava di un ragazzo senza fissa dimora e che non aveva nemmeno un lavoro, quindi disoccupato. E tra l'altro, piccolo dettaglio, era stato anche arrestato, beh, insomma, arrestato, trattenuto comunque 1 o 2 notti in carcere una decina di giorni prima a questo fatto, dal momento che era stato beccato appunto in un appartamento non di sua proprietà. Quando verrà arrestato appunto per l'omicidio di queste due sorelle, Yamaji confesserà subito di essere stato lui l'aggressore e anche rivelerà la posizione dove si trovava l'arma del delitto, che si trattava appunto di questo coltello di 12 centimetri che verrà poi ritrovato nei pressi di un magazzino vicino a un santuario a 400 metri circa da dove risiedevano le due sorelle Uehara. Quando la polizia gli chiederà perché lo avesse fatto, la sua risposta è stata: l'ho fatto perché volevo uccidere qualcuno, mi andava bene chiunque. Proprio come il caso di Akihabara che abbiamo trattato recentemente. Ancora una volta ci troviamo davanti a un omicida che ha colpito solo perché poteva farlo. Appunto, questo Daredemo Yokatta, mi andava bene chiunque. Quindi questo Yukio non conosceva queste due ragazze, tuttavia le aveva viste dal momento che era stato notato anche da alcuni vicini nei pressi appunto della loro dimora, quindi magari per alcuni giorni le stava osservando e stava premeditando questo attacco. C'è comunque da dire che dal momento che questo Yukio non aveva una dimora fissa, molto probabilmente questo è anche il motivo per cui magari i vicini l'hanno visto nei pressi di questo appartamento. Ad ogni modo, quello che ha fatto è che le avrà notate magari mentre stavano tornando a casa e ha deciso di agire, ma non perché avesse qualcosa contro di loro o magari fosse innamorato di una delle due, no, assolutamente no, voleva solamente fare fuori qualcuno. La polizia svolgerà ulteriori indagini per riuscire a scoprire chi era questo Yukio e arriverà a scoprire che questo ragazzo a 16 anni aveva anche fatto fuori la propria madre. Nel luglio del 2000, infatti, questo ragazzo con una mazza da baseball di quelle metalliche aveva preso ammazzate la madre e l'aveva fatta fuori durante un litigio. La famiglia di questo Yukio non era assolutamente delle migliori, anche comunque precedentemente, infatti viveva con un padre che era alcolizzato e appunto picchiava più volte sia la madre che lui stesso, lo stesso Yukio. Tuttavia nel 1995 viene a mancare e quindi rimangono solo lui e la madre. Il padre, in ogni caso, anche precedentemente, non aveva un lavoro fisso e il padre non poteva portare un reddito che avrebbe permesso a quella famiglia di vivere in un modo dignitoso. Quindi diciamo che era anche in una situazione precaria anche dal punto di vista economico, fin da quando era un bambino, oltre al fatto che i genitori, appunto, c'era questa situazione familiare estremamente insopportabile, perché voi immaginatevi crescere con un padre appunto alcolizzato e vedere vostra madre picchiata da questo uomo e voi stessi essere delle vittime. E la situazione dopo che se n'è andato via questo padre appunto nel 95 non è assolutamente migliorata, anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, ha messo la situazione di Yukio forse in una posizione ancora più precaria, perché benché la madre ce la stava mettendo tutta per riuscire ad andare avanti, cercava lavoro, non riusciva a raccumulare abbastanza soldi per poter provvedere a lei e al suo figlio e per questo motivo aveva iniziato ad accumulare sempre più debiti. Yukio alle elementari era sempre stato un ragazzo piuttosto taciturno e stava sempre un po' per le sue. Tra l'altro, la famiglia, anche quando c'era il padre, appunto, mentre lui frequentava le elementari, aveva anche delle difficoltà a pagare la retta scolastica o altre spese scolastiche che possono essere i libri, eccetera. E successivamente, quando poi questo ragazzo è entrato alle medie, ha cambiato un po' il suo carattere, era diventato sempre un filino più ribelle, se vogliamo, e non voleva più andare a scuola, non gli interessava più studiare. Tant'è che il secondo anno praticamente non c'è quasi mai andato. È riuscito comunque a concludere i suoi studi nella scuola media, tuttavia, terminati 3 anni delle medie, ha scelto di non continuare con gli studi
e ha deciso di andare a lavorare. Tuttavia, un po' per via del suo carattere, un po' per il fatto che gli mancasse una vera e propria istruzione, ha avuto veramente difficoltà nel trovare un lavoro. E l'unico impiego, diciamo, anche se un po' precario, che era riuscito a trovare era quello di consegnare i giornali. Sapete, quelli che la mattina presto vanno a portare i giornali nelle varie case. Chi ha l'abbonamento, infatti, con questi giornali se li trova direttamente nella casella delle poste. Tra l'altro, dovete immaginare che comunque anche in questo lavoro non è che si impegnasse al massimo, a volte ci andava, a volte non ci andava, e inoltre c'è una testimonianza anche di un collega che dice che questo Yukio le ha confessato il fatto che si lamentava più volte dei debiti della madre e che tra l'altro adesso la madre si sarebbe di lì a poco risposata e che una volta che si sarebbe risposata lo voleva fuori di casa, praticamente l'ha cacciato di casa, un ragazzo comunque che se avesse continuato con gli studi all'epoca sarebbe stato un ragazzo delle superiori, quindi capite, un ragazzo di 14-15 anni, cioè sentirvi dire dalla vostra madre adesso mi risposo, vai per conto tuo, diciamo che non so adesso la loro situazione familiare nel dettaglio, però è comunque una situazione estremamente difficile e non so cosa possa portare una madre a poter dire queste parole al proprio figlio personalmente. Quello che è successo è che un giorno i due, Yukio e la madre, hanno iniziato a litigare perché il figlio continuava a chiedere alla madre come mai questa donna avesse tutti questi debiti e come mai questi debiti continuavano a aumentare, dove arrivassero queste spese, eccetera, eccetera. Yukio voleva sapere come questa madre avesse speso tutti questi soldi. E inoltre, dall'altra parte, invece, c'era la madre che spesso si lamentava del fatto che il figlio non guadagnasse abbastanza. E inoltre, in quel periodo, Yukio aveva anche una ragazza e sembra che la madre facesse delle telefonate misteriose, cioè sapete quelle telefonate che fate e non dite niente sul telefono della fidanzata di Yukio per spiarle, eccetera, eccetera. E questa discussione ha avuto un'escalation tale che ha poi portato questo Yukio in un momento di rabbia a prendere e scegliere di far fuori sua madre. Dal momento che comunque il ragazzo era comunque minorenne, stava appunto per compiere 16 anni, aveva 15 anni e 11 mesi. Appunto, dal momento che lui era nato in agosto, lo portano in un riformatorio giovanile dove gli faranno anche una perizia psichiatrica. Lui anche in quell'occasione non dice niente, anzi confessa subito, non si fa nemmeno aiutare da avvocati o altro e sceglie di scontare, insomma, quello che gli sarebbe spettato dalla pena e dalla sentenza che sarebbe stata emessa. Yukio rimarrà in questo riformatorio fino al 2003. Lui praticamente fa fuori la madre nel luglio del 2000 e nell'ottobre del 2003 sarà rilasciato con condizionale e nel marzo del 2004 viene completamente rilasciato, quindi neanche la condizionale, libero, un uomo libero. Ha fatto fuori sua madre e nel giro di poco era un uomo libero. Probabilmente durante il processo e quando è comunque stata emessa la sentenza hanno messo in conto la situazione familiare dove era vissuto, quindi i problemi della madre, i debiti, la situazione economica, il padre, eccetera, eccetera. Quindi magari queste più la sua buona condotta nel riformatorio hanno permesso a questo ragazzo di uscire così presto, scelta che si rivelerà poi piuttosto problematica, appunto. C'è però un dettaglio importante che durante l'analisi fatta da tutti questi psichiatri, a uno di loro è stato chiesto se secondo lui era il caso di far uscire questo ragazzo e lui ha proprio risposto che secondo lui se questo Yukio sarebbe stato rilasciato in quel momento avrebbe probabilmente attaccato ancora e si sarebbe macchiato di ulteriori crimini ed eventuali vittime. Quindi capite, cioè il fatto che all'interno di questa struttura psichiatrica che stavano lavorando con lui per poterlo riabilitare, c'era qualcuno che veramente si era reso conto della pericolosità di questo soggetto e aveva messo tutti in guardia. Purtroppo però la legge non ha ascoltato e questo ragazzo è stato rilasciato. Dal momento che gli altri responsabili hanno detto che questo non è il caso, dal momento che questo incidente, anche chiamarlo incidente, è avvenuto comunque all'interno della famiglia. Secondo questi responsabili, questo Yukio era ancora giovane, quindi c'erano tutte le possibilità per poter reintegrare questo uomo nella società e era proprio il caso di cercare di dare una seconda possibilità a questo ragazzo. Secondo questi responsabili, appunto, questo Yukio aveva questo odio nei confronti della madre.
Tuttavia, non avrebbe avuto questo senso di risentimento, di odio per quanto riguarda degli estranei, e quindi, dal momento che ormai entrambi i genitori non c'erano più, non avrebbe più attaccato nessun'altra persona perché non avrebbe alcun movente. Quindi, la scelta di rilasciarlo era appunto per potergli dare l'occasione e l'opportunità di potersi reintegrare nella società. Inoltre, erano stati anche previsti alcuni corsi che gli avrebbero permesso di migliorare le proprie skills e quindi gli avrebbero dato la possibilità anche di trovare un impiego. Questi corsi tuttavia non avverranno mai e purtroppo questo ragazzo non è mai stato seguito una volta che è stato rilasciato. E secondo me questo è stato veramente un grande sbaglio che forse lo ha portato sulla cattiva strada. Questo ragazzo, una volta che è stato rilasciato, cercherà ripetutamente un lavoro senza avere alcun successo e tutto questo difficile periodo lo porterà fino a Osaka. È stato rilasciato nel marzo del 2004 e poi nel novembre del 2005 fa fuori queste due sorelle, quindi un anno e mezzo dopo che questi responsabili gli avevano dato la possibilità di uscire dal riformatorio. Tornando un attimo adesso anche al giorno in cui lui ha fatto fuori sua madre, una volta che l'ha fatta fuori, si è recato in doccia, si è lavato, dopodiché ha telefonato alla polizia confessando l'accaduto, dicendo che aveva fatto fuori sua madre e di venire nel suo appartamento. Tra l'altro, durante questa telefonata, questo ragazzo ha detto anche un dettaglio veramente sconcertante, il fatto che avesse detto che mentre si lavava il sangue di dosso, mentre era sotto la doccia, mentre appunto si toglieva questo sangue, ha avuto pure una eiaculazione. E sembra appunto che questo non sia un dettaglio da sottovalutare, dal momento che dopo che è avvenuto questo fatto, è come se questo Yukio avesse continuato a celare dentro di sé il desiderio di riprovare quella sensazione. Lo eccitava il fatto di far fuori delle persone, questa sorta di sadismo che lo ha portato poi nuovamente a cercare delle nuove vittime, perché voleva riprovare ancora una volta quella sensazione che aveva provato quel giorno che si è disfatto della propria madre. Infatti, anche quando poi confesserà appunto di aver ucciso le due sorelle, dirà che non riusciva più a provare quella piacevole sensazione che aveva provato quando si era disfatto della propria madre. Sarà nuovamente svolta un'ulteriore perizia psichiatrica che dirà che l'uomo era in grado di intendere di volere e quindi era pronto a poter sostenere questo processo. Anche in questo caso l'avvocato difensore non l'aiuterà per nulla, non seguirà i consigli che gli darà e lui agirà di testa sua e non dirà alcuna spiegazione logica del perché si era comportato in questo modo. Anzi, non mostrava alcun rimorso durante tutto questo processo. Tra l'altro, lui dirà appunto che per lui uccidere le persone non era una cosa così grave, era come rompere delle cose, spezzare delle vite umane era come rompere un vaso. A volte anche addirittura andrà pure a chiedere all'avvocato: ma io perché sono nato? Sono nato per caso per uccidere? E inoltre dirà anche che secondo lui sarebbe stato molto meglio se non fosse mai nato. A questo ragazzo sembrava che non gli importasse nulla, né della sua vita né del suo futuro. Di un altro registro era invece il padre delle due sorelle, appunto le sorelle Uehara, che aveva chiesto al giudice di dare a questo Yukio la pena di morte perché doveva pagare per quello che aveva commesso. È arrivato addirittura a dire: se non lo condannate a morte, lo ammazzerò io. E se non riuscissi a farlo fuori io, verrò qui nel palazzo del tribunale e farò seppuku. Sapete che cos'è la pratica del seppuku, no? Questo ci fa capire quanto fosse deciso questo uomo a trovare giustizia per le proprie figlie. In ogni caso, alla fine il tribunale opterà per la pena di morte per questo Yukio Yamaji e la sua esecuzione è avvenuta nel 2009, quando questo ragazzo aveva 27 anni a Osaka. E dovete sapere che questo Yukio Yamaji dal 1972 è stato considerato il più giovane condannato a morte, la cui esecuzione è avvenuta quando appunto questo ragazzo aveva appena 25 anni. Insomma, giustiziare qualcuno a 25 anni, capite che è veramente giovane. Tra l'altro anche l'attesa tra quando è finito il processo e quando è avvenuta l'esecuzione, che solitamente in Giappone ha dei tempi molto lunghi, è peculiare il fatto come in questo caso sia avvenuta così rapidamente.
probabilmente uno dei fatti che ha permesso anche di accorciare i tempi è anche il fatto che Yukio, durante tutto questo processo, una volta che è stata emessa la sentenza, eccetera, non ha mai fatto appello, non ha mai chiesto che la sua condanna fosse ridotta e anzi era d'accordo con la sentenza e probabilmente questo sicuramente ha permesso che l'esecuzione avvenisse così rapidamente. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per esservi visti questi video, se vi è piaciuto vi chiederei di lasciare un mi piace, grazie per scegliere di vedere questi video e spero di vedervi al prossimo. Un saluto da Seba. Ciao.